Nel video di oggi vi mostrerò un piccolo acquisto che spero faccia aumentare la qualità del mio canale YouTube. Ve ne parlo dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Alfredo, pilota di droni e appassionato di tecnologia a 360 gradi. Nel video di oggi vi mostro un accessorio indispensabile soprattutto per me. Porto tanti tutorial sul canale legati al mondo dei droni. È un accessorio ovviamente tech che sta diventando indispensabile anche per chi vuole portare contenuti di qualità sul proprio canale, sulle proprie pagine Facebook, sulle proprie dirette. Insomma, dove c'è qualcuno che parla in un video. Di che cosa si tratta? Eccolo qua, del nuovo DJI Mic 2. Ho investito 220 euro per questo microfono qui. È una spesa sensata? Ovviamente solo il tempo potrà dircelo. In queste settimane lo metterò a dura prova. E poi vi porterò la mia personalissima recensione. Prima di andare a vedere il contenuto della scatola, vi chiedo come al solito di supportare il canale in maniera del tutto gratuita lasciando un bel like a questo video. Ci tengo anche poi a ringraziarvi ulteriormente perché l'acquisto di questo prodotto è stato possibile grazie ai vostri acquisti che avete fatto in questi mesi su Amazon utilizzando il mio link affiliato che vi lascio qui sotto in descrizione. Se siete nuovi del canale, vi avviso che ho anche un canale Telegram di offerte, ma attenzione, non mi piace sbombardarvi, come succede ormai dappertutto in tutti i canali Telegram. Infatti nel mio canale Telegram le offerte le troverai solo quando saranno vere. La cosa che mi fa più piacere, ragazzi, e poi iniziamo, è che molti di voi acquistano grazie al mio link affiliato, quello generale, ovvero un link che vi porta normalmente sulla pagina amazon.it e dal quale poi voi acquistate quello che vi pare. Ovviamente io non so quello che acquistate, vedo solo quello che viene acquistato, ma non so chi lo fa l'acquisto, cioè privacy, tranquilli. In questo modo, amici ed amiche, permettete al canale di autogestirsi e questo sarà, ve lo anticipo, uno dei miei obiettivi che mi sono prefissato per questo 2024. Speriamo di raggiungerlo. Adesso, in realtà, questo DJI Mic 2 lo andiamo ad unboxare un'altra volta. Infatti, vedete, è aperto perché questo prodotto già ve l'ho mostrato sul mio profilo Instagram. Ci sono varie versioni del DJI Mic 2. Questa, diciamo, è la versione base con il ricevitore e un trasmettitore, quindi un microfono significa. Esiste anche la versione con due microfoni, magari per chi deve fare delle interviste. Attualmente è il mio caso, quindi io sto a posto. Però la versione, ovviamente, con due microfoni, c'è anche una base di carica, altre cose, costa molto di più, mi pare sui 300 e passa euro, una cosa del genere. Allora, vediamo che cosa c'è all'interno. Oltre alla solita manualistica che va letta con calma, perché ragazzi, i manuali vanno sempre letti alla fine, abbiamo questa pochettina carina, piccola, per il trasporto di tutto quello che ci serve. E qui abbiamo cavo jack, questo serve per collegare i nostri DJI Mic 2 a una camera come quella che mi sta riprendendo adesso. Qui abbiamo il cavo USB con sdoppiate due USB Type-C per la ricarica, connettori Lightning e connettore USB Type-C per collegarlo ai vari dispositivi, perché DJI Mic 2 si può collegare anche ad altri dispositivi, sia fisicamente che con il Bluetooth. Questo poi è il microfono in sostanza. Qui in questo jack ci possiamo attaccare un microfono lavalier, quei microfoni piccolini che vediamo da tutte le parti. Presa USB per la Type-C per la ricarica. Qui ci sono dei contatti magnetici, questi contatti servono perché volendo si può acquistare anche base di ricarica a parte e quindi viene una sorta di ricarica, una ricarica a contatto. Stato di funzionamento, tasto pairing, tasto multifunzione, tasto di accensione. Questo tasto è un tasto REC rosso perché servirà in pratica per registrare l'audio direttamente dal microfono. Infatti qui abbiamo 8 giga di memoria interna. La capsula, quella che in pratica serve per registrare l'audio, è abbastanza grande. Fate conto che adesso lo tolgo un attimo, sentirete un casino. Questo qui, vedete? Questa è la capsula del mio Godox e qui guardate un po' la capsula, invece qui è tutto questo, quindi è abbastanza ampia. Adesso rimettiamo. Estetica può piacere o non piacere, ha tutta la circuiteria a vista, carino, innovativo. Poi lo possiamo agganciare, come potete vedere, con la clip, semplicissimo, come sto agganciando adesso il mio microfono. Guardate, ragazzi, questa è una cosa assurda perché è veramente potente il magnete, guardate un po'. Cioè, se lo tira proprio su. E anche per staccarlo è duro, cioè non è semplice.
Allora, visto che ci siamo, facciamo un piccolo test, perché non so se l'ha fatto qualcuno, ma lo faccio io. Ovviamente non è il metodo di utilizzare i microfoni, però magari se lo utilizziamo in qualche situazione dove ci muoviamo un po' di più, questo deve rimanere attaccato. Vediamo quindi il magnete se funziona. Qua. Vabbè, ovviamente questo non sarebbe l'utilizzo normale, perché se registrassi l'audio così avrebbe tutto e non va bene. Però diciamo che, vedete, tiene. Nella recensione che vi porterò sicuramente sul canale fra 3 o 4 settimane andremo a testarlo anche con indumenti un po' più spessi. Questo è una tuta, quindi un po' più fina. Poi continuiamo con l'unboxing, perché poi non ci dovrebbe essere nient'altro qui dentro. DJI non è che ti regala tanto. Questo è il gatto morto, ovvero questo serve per ovattare il vento quando stiamo all'esterno, e funziona già sui microfoni tipo questo qui che ho io della Godox. Figuriamoci su questo. La cosa interessante, e anche qui sempre innovazione DJI, guardate un po', vedete questo piruletto? Di solito quando si vanno a mettere questi gatti morti sopra i microfoni, il problema è sempre che si staccano, soprattutto sul, anche questo qui questo è il primo microfono portatile della DJI, che è del DJI Pocket 2 che sto utilizzando per fare le riprese dall'alto. Vedete, sì, ha queste fessurine, ma si sgangia quasi subito se non ci stai attenti. Infatti ce ne stavano due in convenzione, mi pare, uno già l'ho perso, e questo, grazie a Dio, ancora è qui con me. Qui invece, guardate un po', questo pirulino viene inserito nel posto del jack, e addirittura posso tenere il microfono in mano, quindi c'è stato un miglioramento sicuro e uno studio dietro per questi microfoni. Sempre da apprezzare, mai scontata come cosa. Sguardo veloce anche al ricevitore, tasto accensione, tasto multifunzione, jack cuffie, poi finalmente spinotti colorati, quindi sappiamo che quando dobbiamo andare ad attaccare questo e attaccarlo alla nostra macchinetta o a un altro dispositivo, dobbiamo sicuramente un'estremità va qui e l'altra poi va attaccata al dispositivo, che generalmente anche quell'altro ha il loghetto rosso, quindi anche qui tante piccole sottigliezze, però sono comode. Poi qui c'è questo scomparto che toglie questo pezzettino di plastica e serve per andare ad attaccare i connettori, perché questo ricevitore si può attaccare un po' dappertutto. Infatti nei miei test cercherò di provarlo anche con altri dispositivi che ho DJI, come per esempio il radiocomando. Mi pare che questo con il radiocomando DJI RC2 funziona sicuro, sull'1 farò anche lì i miei test. Presa USB Type-C poi per la ricarica. Qui anche qui ci sono i connettori magnetici, perché ripeto, nella versione più costosa e più ampia abbiamo una base di ricarica dove possiamo mettere due di questi trasmettitori e il ricevitore, tutto chiuso in una scatola che si ricarica, e ovviamente estende l'autonomia, perché mi pare questi durino abbiano un'autonomia di 6 ore, e con la base di ricarica raddoppiamo, arriviamo intorno ai 16 alle 16 ore di utilizzo, perché si ricaricano. Ci tengo a ringraziare intanto Personal Drones, che è lo store dove ho acquistato il DJI Mic 2, e li ringrazio per la celerità nella spedizione della merce. Infatti li ho ordinati tipo all'età di pomeriggio, il giorno della presentazione di questo prodotto, e il giorno dopo alle 2 di pomeriggio già stavano a casa mia, quindi stile Amazon. Se volete andare a dare un'occhiata, vi lascio il link in descrizione del loro store, vi lascio anche il link Amazon se volete. Se mi seguite da tempo, metto sempre le conclusioni finali nei miei video. Su questo video sono brevi, perché non, io sapete, sono onesto, non posso esprimermi. Sicuramente la qualità dei materiali c'è, è sempre DJI, ragazzi, è indiscutibile. Mi gusta l'innovazione che è stata inserita, come il fatto che posso registrare dal microfono, che è fattibile anche per altri dispositivi, ma finora sui microfoni DJI non era possibile. Il jack di colore rosso che non mi fa sbagliare, che si sa quando si va di fretta, sembra un macello. I vari tipi di ricarica, una cosa che non vi ho detto, lo screen è anche touch, quindi chicca. Questo per esempio non lo è. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate di questi DJI Mic 2. Se avete già provati, lasciate un bel commento. Fatemi sapere anche quali test secondo voi posso fare per metterli a dura prova. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Freddy Tech. Ciao!